Ciao ragazzi, eccoci qua per il Class and Day, ultimo colpo di mercato. Abbiamo registrato da poco il video, che se non avete ancora visto vi invito ad andarlo a vedere, ragazzi. Siamo qua con Andrea, come sempre, ciao, come ragazzi. Al solito, compagno d'avventure. Nostra ultima visita medica, l'abbiamo detto per due video, Quadrado, Sommer, nostra ultima visita medica perché siamo partiti per le vacanze, sono tornato da due giorni e invece la nostra cara dirigenza ha chiuso l'ultimo colpo, che come abbiamo detto nel video, Klaassen sarà il settimo centrocampista, che per caratteristiche ci mancava, perché finalmente mettiamo fisicità e ulteriore esperienza. Siamo qua già nella via per il CONI, 5 minuti e siamo arrivati. Perché abbiamo fatto tutto di fretta, video stamattina, ci siamo vestiti, abbiamo preso e siamo usciti. Perciò ora ci aggiorniamo appena arriviamo davanti al CONI. Ragazzi, sono le 11, quasi e mezza, siamo arrivati al CONI, come vedete alle mie spalle. Giocatore che dovrebbe arrivare per intorno l'ora di pranzo, cioè mezzogiorno. C'è già Sky, Sport Italia, un po' di movimento e noi siamo qua che attendiamo con Andrea qua seduto in basso a destra, lo vedete. E nulla, attendiamo il nuovo e ultimo acquisto dell'Inter, Klaassen, il centrocampista olandese che andrà a completare il reparto. Ora attendiamo che arrivi. Welcome. Benvenuto. Grazie. Allora ragazzi, come avete visto, da poco il giocatore è entrato per svolgere le visite mediche, adesso un'oretta completerà l'idoneità sportiva qua al CONI e poi uscirà con la macchina dal retro. Infatti lo stiamo aspettando per fare la solita ripresa e poi mi sa che oggi ragazzi ci dirigiamo anche in sede, dai, ci facciamo anche una scappatina in sede dato che è presto, vediamo, adesso lo attendiamo in macchina che esca. Ecco Klaassen che sale in macchina. Sta per partire direzione sede per apporre la firma sul contratto. Klaassen, ragazzi, direzione sede. Si recherà subito in sede per apporre la firma che lo legherà all'Inter. Allora ragazzi, come avete appena visto, Klaassen è uscito dal CONI, appena uscito dal CONI, ha terminato l'idoneità sportiva, si sta dirigendo subito in sede per apporre il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi due anni, ricordiamo che è un giocatore a parametro zero. Adesso, siccome abbiamo tempo, ci stiamo recando anche noi in sede e vediamo cosa riusciremo a fare, anche perché Andrea ci è andato per Carlos Augusto, però era un caso particolare dove non era passato dal CONI perché aveva già l'idoneità sportiva. Qua invece ci stiamo andando dopo che lui ha fatto l'idoneità sportiva, perciò vediamo se riusciamo ancora a beccarlo in macchina, se no il contenuto già ce l'abbiamo. Adesso noi comunque ci stiamo recando in sede, ci vediamo lì. Ragazzi, scusate il trambusto, ma siamo appena arrivati in sede e qua di fianco c'è un cantiere in corso. Klaassen è arrivato all'incirca da una mezz'oretta, è entrato in sede dopo aver terminato l'idoneità sportiva al CONI, si è recato direttamente qua. Ringrazio Simone Togna per il video del suo ingresso qua in sede e adesso siamo qua fuori che stiamo provando ad aspettarlo, sperando non ci metta tantissimo perché dopo una certa dobbiamo andare. Noi comunque siamo qua fuori dall'ingresso del garage della sede provando ad aspettarlo, attendiamo e vediamo. Ragazzi, 3:15, ce ne stiamo tornando a casa. Klaassen ha appena lasciato la sede dell'Inter dopo aver firmato il contratto e ha terminato tutta la prassi, avrà fatto l'intervista, video, eccetera. Ma sì, Klaassen è un nuovo giocatore dell'Inter. Adesso sicuramente in serata verrà annunciato, se non nel tardo pomeriggio. E nulla ragazzi, oggi video più lungo perché siamo venuti anche qua in sede. Purtroppo solo la macchina si è riusciti a beccare, non ha abbassato il finestrino, non è niente. Però che vi devo dire? Nulla, è andata, terminata la nostra ultima visita medica definitivamente. Ora se ne riparla a gennaio eventualmente.
e adesso ci vediamo a casa per concludere definitivamente il video. Eccoci qua a casa, ragazzi, terminato finalmente sto Class and Day, l'ultimo colpo di questa sessione estiva di calciomercato da parte dell'Inter, sarà il settimo centrocampista come abbiamo detto e oggi si è riusciti a fare veramente tutto. Come non abbiamo fatto mai da quando andiamo alle visite mediche. Perché ragazzi, stamattina è arrivata la notizia, flash in un lampo, vi ho fatto il video, che vi invito ad andare a vedere se non l'avete visto, della notizia che Klaassen sarebbe diventato un nuovo giocatore dell'Inter. Abbiamo preso su, siamo corsi al CONI, abbiamo fatto il video all'uscita del giocatore, abbiamo fatto il video della macchina che usciva dal CONI, poi a piedi ci siamo recati in sede, 45 minuti a piedi, il video dell'entrata perché quando lui è uscito dal CONI si è diretto direttamente in sede, nel mentre noi stavamo arrivando a piedi è arrivato in macchina ed è entrato dentro la sede quel video di Simone Togna che ringrazio ancora. L'abbiamo aspettato per circa 2 orette, alle 3:15 è uscito dalla sede dopo aver firmato il suo contratto che lo legherà all'Inter. Che dire ragazzi, giornata abbastanza movimentata, non c'erano molti tifosi del CONI nemmeno in sede, diciamo tutti i giornalisti, ma se devo dire due parole sinceramente sul giocatore, oltre alle caratteristiche della quale ne abbiamo già parlato nel video in corso di questo video e soprattutto nel video che vi ho registrato stamattina, molto freddo, ecco, rispetto a Pavard che era uno molto aperto, addirittura ha abbassato il finestrino per salutare in sede, si è fermato a firmare autografi, al CONI già è arrivato lì un po' freddo e non ha varcato la linea della porta. Poi uscendo non ha neanche salutato in due che eravamo lì io e Andrea e neanche in sede, dopo che è uscito non ha accennato né un saluto né niente, sia quando è entrato che è uscito. Perciò molto freddo, però quello che importa ragazzi sarà vederlo in campo, non queste piccolezze qua. Ragazzi, terminati qua questi contenuti per quest'estate, vedremo a gennaio se accadrà qualcos'altro. Vi invito sempre a lasciare un bel like e iscrivervi al canale. Mi raccomando, continuate a supportarmi, seguitemi su Instagram e TikTok, dai link in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!